Buongiorno ragazzi, ricetta di un dolce senza latte e senza uova, che è un bianco mangiare che può essere consumato da dei commensali con intolleranze ai latticini o a uova o a farinaci, quindi una sorta di ingrediente di dolce vegano. Allora, iniziamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo 150 g di latte di soia, 100 g di latte di cocco, 30 grammi di zucchero di canna, 10 grammi di amido di riso e un quartino di vaniglia. Andiamo alla ricetta. La tecnica, scusatemi, è simile a quella di un bianco mangiare, di un budino, di un dolce normalissimo, ma fatto con degli ingredienti che possono essere consumati da un pubblico con allergie, con intolleranze. Quindi iniziamo a far scaldare i due latti con lo zucchero di canna. Andiamo a tagliare a metà il nostro quartino di vaniglia e raschiare la parte di semi buona che c'è all'interno. Ok, questa è quella che poi ci darà il sapore di vaniglia. E con l'aiuto di una frusta iniziamo a far sciogliere bene lo zucchero portando a fiamma alta. Quando si è sciolto lo zucchero e il latte tenderà a arrivare al bollore, aggiungiamo l'amido di riso. L'amido di riso è quella parte amidacea che farà addensare il tutto. Dopodiché questo composto che sarà di una consistenza come il bianco mangiare originale, ok? Quindi il coagulo o l'addensante, in questo caso l'amido di riso, ci permette di andare a sformare la nostra forma, mettere gli stampini che desideriamo e poi parcheggiare nel frigorifero per circa 3 ore, almeno 3 ore, in modo tale che si stabilizza. È un dolce al cucchiaio, è un dolce che va consumato ovviamente freddo, che sta già bollendo anche perché la quantità essendo minima, verranno fuori due o tre porzioni, arriva facilmente a bollore. Già bollendo, aggiungiamo il nostro amido di riso, teniamo ben frustato in modo tale da non far grumi. Appena riprende un attimino il bollore e l'amido fa il suo effetto, andiamo a sformarlo negli stampini, come dicevo. Un secondo ancora, sta iniziando a ribollire. Ok, andiamo a metterlo in frigorifero, ci vediamo tra 3 ore. Una volta passate le 3 ore di riposo del nostro bianco mangiare vegano, andiamo a sformarlo delicatamente, anche perché comunque la sostanza è molto budinosa, quindi si fa fatica, bisogna stare attenti a non romperlo. Nel mentre, per concludere il piatto, ho pensato delle pesche sciroppate che possiamo andare a tagliarle a cubettini, quindi a risolé, un cubettino vicino, e
Lo mettiamo nel fondo del piatto. Alla fine c'è dentro latte di cocco, vaniglia, quindi anche la pesca sciroppata può starci bene e aumentare la parte zuccherina. E andiamo delicatamente ad adagiare il nostro bianco mangiare. Ancora un pochino sopra e il nostro bianco mangiare vegano è pronto. Buon dessert a tutti.